ti faccio vedere. Vabbè, al momento ci sono solo io. Allora, Ma io questo devi fare prima, poi tu fai questo, vedi, io ce l'ho qui. sì, per aprire quello, sì, E pure in io. modo tale che poi, no? Tieni le Tieni le prenotazioni. prenotazioni, l'avvio dello Quindi streaming, non devo fare tutto. prima di assunto, devo fare prima di Prima assunto. avvia, sì, avvia seduta. Quindi aspetta, Quindi no, avvia non mi seduta ascolta. e poi fai avvia seduta. Sì, e non è a casa. Allora. Ho lasciato proprio a prendere la casa. Prima di tutto devo fare avvia seduta. Sì. Poi Poi avvia Zoom. io. Poi, una volta entrata, Poi. Sì. no, clicchi Sì, la nuovamente. perfetto, si tengo quella. Sì, in modo che hai la visualizzazione. E poi qua c'è scritto avvia stream. Ah, E troverai scritto avvia stream e registrazione. Devi fare tutte e due. Passa uno e ti fa stream e registrazione. E ricordati che potevi chiuderlo lì, lo stream, sì. E stream e registrazione. come si chiude? Sempre pigiando lì? No, ti esce qui, per esempio, lo facciamo avvia stream, poi lo togliamo, dai. Sì. Allora dice screening Stream e e registrazione, registrazione, sì. Perfetto. ok. Annulla. La stessa cosa quando devi chiudere, Clicco lì sopra mi dice che ti chiudi. dice sei sicuro di voler Chiude. chiudere, tu fai sì e rimane Perfetto. chiusa. Quindi questo qui è Non è arrivato prezioso. qualcuno. Perfetto, allora io mi guardo, ma che fai tu? Presidente, buongiorno. Riesco con il cellulare. Ciao Adele, Buongiorno, avvocato. Buongiorno a voi. Siamo i primi, a quanto vedo. sì, ho cercato di aprire qualche minuto prima, visto che le ultime commissioni durano di meno. Certo. Quindi qua abbiamo fatto tutto, posso andare ad accedere con questo mail. Sì. Perfetto. Se mi metto qui posso fare il mondo, vado nella stanza di là. Eh Può andare anche quella accanto. c'è il mondo, mi devo mettere la lontana, se no non c'è il mondo. Se vado nella stanza di là, io
Buongiorno Presidente, mi vede? Lidia, non vedo. Non esco, ti vedo. Rientro. Ok, esco e rientro. Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Lidia, adesso ti vediamo. E mi sentite? Perfetto. Sì, perfetto. Sì. Chiudo il microfono per evitare di disturbare. Ciao Emanuela. Ah, no. Lo lascio aperto. Ciao. Per la... Dovremmo esserci. Buongiorno Gianluca. Ah, Paolo, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Gianluca. Siamo pochini ancora. Non sono manco l'una. Sì, io ho aperto in anticipo, visto che dura così poco la commissione. Ho detto così, per l'una siamo pronti. Buongiorno ingegnere Guido. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, comincio a segnare. Vedo. Presidente presente con delega Guido, Giordano Anguilla. Okay. Buongiorno. Buongiorno ingegnere. Presidente, io con delega Mariano Mariano. Sì, già fatto. Grazie. Abbiamo tre deleghe, Finamore, Fagiano e Giordano Villa. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Giorgio Pala la saluta. Buongiorno. Prego. Siamo in 10, aspettiamo che si colleghi l'assessore. Buongiorno a tutti. Siamo di più, buongiorno. Forse l'assessore aveva un'aggiunta, dice tanto. Non ho capito. Forse l'assessore aveva un'aggiunta in contemporanea. Sì, lo so. Ma va bene, intanto possiamo cominciare. Allora, io
Apro intanto lo stream. Perché non vedi? Buongiorno a tutti. Prima di procedere con l'appello, oggi 27 di maggio abbiamo convocato la commissione con all'ordine del giorno relazione sullo stato delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del comparto 60. Io organizzerò... Aspettavo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Non ho ancora fatto l'appello. Scusa, ti saluto lo stesso. Prego, io organizzerò in questa maniera i lavori della Commissione, tenendo conto che abbiamo 45 minuti, quindi se poi riterremo ci possiamo sicuramente riconvocare. Allora, farò una breve premessa, poi passerò la parola al Vicepresidente della Commissione, Giovanni Occhineri, per competenza in quanto non solo ingegnere ma anche residente in quella zona, che ha seguito un po' tutta la vicenda, quindi passerei a lui la parola. Se intanto l'assessore si è collegata... Buongiorno Presidente Giovanni Occhineri. Altrimenti io poi passerò per delle risposte la parola all'ingegnere Guido. Quindi l'appello, Paola Povero presente, Giovanni Occhineri presente, Basilio Arturo presente. Presente, sì, no, sono presente. Battista Luciano presente, Borgia Gianluca presente, Citraro non poteva perché è in ospedale, De Mattei Santonio, assente al momento, Giannotta Marco, assente al momento, Greco presente, Giordano delega Guido presente, Fagiano delega Mariano presente, Finamore delega Martini presente, Mele Giulio presente, ecco, Mole Ernesto presente, Molendini al momento assente, Murri presente, Orlando presente, Palla presente, Pasquino presente, presente. Patti presente, la senatrice presente, Rotundo presente, Scorrano presente, Tramacere presente, presente. Presente. Sì, l'ho vista, quindi sono assenti Valente, Citraro, De Matteis e Giannotta. Quindi procederei brevemente a... non ad illustrare, perché poi chiaramente, come vi ho detto, passerò la parola al vicepresidente. Comparto 60, diciamo, poi è una storia antica, c'è stata anche oggetto di una convenzione tra i soggetti, il comune e questa azienda. Erus società, una cooperativa, e vorremmo anche capire se questa convenzione è venuta meno, se c'è stata una proroga, quindi questo è un aspetto tecnico che è importante capire. Però noi abbiamo ricevuto da parte di alcuni cittadini che sono i principali protagonisti della vita amministrativa, una serie di note che io vi leggerò e che manifestano il disagio per chi è residente in quella zona. Io ve le leggo. Una prima situazione di disagio che mi sembra opportuno segnalare è quella relativa a via Pinto, che è l'unica via d'accesso al comparto
per chi proviene da via Arnesano e che in occasione di piogge, sia pure modeste, si allaga in almeno due punti, rendendo quanto mai problematico il paesaggio, che ricorda a tutti essere una bella zona. Superati gli allagamenti, la strada diviene poi particolarmente dissestata e piena di buche che costituiscono un pericolo costante per il traffico. Il manto stradale all'interno del comparto risulta approssimativo e i marciapiedi, pur presenti, non sono mai stati completati. È evidente che qua c'è anche una competenza che riguarda i lavori pubblici, però voglio dire, la domanda principale che a me interessava è quella, diciamo, della convenzione delle opere di urbanizzazione, come si sono succedute. Tutte le aree destinate nel progetto iniziale a verde pubblico sono in stato di abbandono e costituiscono habitat naturale di topi e serpi in alcuni punti. Inoltre si vengono puntualmente a creare discariche abusive, perché è evidente che quando i controlli vengono meno, i territori diventano oggetti del vandalismo. Nonostante le richieste ripetute da parte di quasi tutte le famiglie residenti, non è stato mai possibile attivare le linee telefoniche e gli unici collegamenti internet, molto lenti e stabili, sono per via satellitare. Il quadro di insieme e forze anche di alcuni lotti in cui i lavori risultano avviati e poi abbandonati risulta quindi degradato, e ciò nonostante la cura che tutti i residenti pongono in essere nei propri spazi privati, è una cura che consentirebbe all'intero comparto di risultare un contesto abitativo particolarmente piacevole e pieno di verde, così come del resto era nel progetto iniziale. Queste sono le doverose segnalazioni, oltre alle domande di natura urbanistica, che mi sentivo di fare. Quindi passerei adesso la parola al vicepresidente Giovanni Occhineri, che, voglio dire, ci aggiornerà anche sull'impegno che lui personalmente ha messo in quel comparto e se è al corrente di alcune soluzioni. Poi diamo la parola agli uffici. Saluto Kumar Kulari, che metterò presente nella commissione. Prego, vicepresidente Occhineri. Grazie, grazie presidente. Quello che hanno segnalato i cittadini è assolutamente corretto. La situazione non è positiva perché tutto quello che rimane di incompiuto nelle lottizzazioni, per quanto mi riguarda, è abbastanza anche vergognoso, secondo me, però insomma, tant'è, bisogna prendere atto che questa è la situazione di ogni lottizzazione. Si dovrebbe pensare, e si sta pensando oramai, a correggere anche le convenzioni, no? Perché poi tutto nasce da lì, perché le convenzioni sono un tema assolutamente importante, perché da lì scaturiscono appunto questi problemi, insieme alla mancanza di controllo sui lavori che dovrebbero essere realizzati dal lottizzante o dai lottizzanti, perché le lottizzazioni dovrebbero andare di pari passo sia nella costruzione delle unità abitative sia nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. E nelle convenzioni, che naturalmente io quella del comparto 60 l'ho studiata da cima a fondo, per esempio c'è scritto che in corrispondenza alle opere di urbanizzazione man mano si dovevano dare dei nulla osta per rilasciare anche i permessi di costruire. Questo purtroppo non si è fatto nel tempo, e quindi ovviamente i lottizzanti tendono puntualmente, ma questa
una cosa che riguarda tutte le lottizzazioni, tendono puntualmente a realizzare ciò che porta profitto e a trascurare il resto, e quindi trascurano tranquillamente l'opera di urbanizzazione, tanto poi scade la convenzione e salutano. Questa è la configurazione. L'attenzione nei confronti del Comprato 60, naturalmente, per carità, questa è scontata da parte mia, perché ho un'abitazione lì, insomma, quindi voglio dire, non voglio neanche essere santificato, questo è ovvio. Nasce con domande d'attualità, con mozioni. Io, per esempio, a proposito di allagamenti, feci una domanda d'attualità all'indomani del blocco della strada di Via dei Condò, che è una strada di accesso quasi l'unica, se non facendo il giro da Novoli sostanzialmente, quasi, o da Villa Convento, e la strada di accesso al comparto, quella creava, per la verità, adesso un po' di meno, ma sempre c'è il disagio, una specie di laghetto che dovevi guadare con gli stivali, perché poi non c'è neanche un marciapiede, quindi ci si trovava davanti a ragazzi che prendevano l'autobus, fra l'altro, che speriamo presto, per esempio. Un altro problema che non le hanno segnalato, Presidente, è le fermate dell'autobus. Pare che col nuovo TPL che entrerà in vigore, quando non lo sappiamo, perché SGM è ancora lì, ed è un altro dei problemi per cui SGM, speriamo, finisca, no, con il mandato. Il TPL prevede che lì passi un autobus. Comunque, i ragazzi che invece adesso devono prenderlo da via Arnesano, dalla strada provinciale per Arnesano, e poi quando tornavano a piedi lungo via dei Condò, se c'era quel lago lì, dovevano aspettare qualcuno che passasse con la macchina e li portasse dall'altra parte. Da quella attenzione, evidentemente, è nato anche l'inserimento nel progetto, in uno dei progetti da 1 milione di euro per le strade, è nato anche la necessità di inserire via dei Condò, che sarà sistemata, perché sarà alzato il livello di quella conca, sostanzialmente, di quell'avvallamento che si crea, e quindi speriamo di risolverlo. E a proposito, però, proprio del comparto e della lottizzazione, feci all'indomani della scadenza della convenzione, feci una mozione in cui chiedevo, a seguito appunto della scadenza della convenzione, l'escussione, di attivarsi immediatamente con l'escussione delle fideiussioni bancarie poste a garanzia delle opere, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Io so che gli uffici si sono mossi in tal senso, per la verità, richiedere l'escussione, naturalmente gli uffici hanno dovuto, un po' fra urbanistica e lavori pubblici, diciamo, io devo dirvi sinceramente che ho fatto parecchia spola per questo, hanno dovuto... Come al solito, ragazzi, va bene, ho riavviato anche lo streaming, può continuare Giovanni Occhinelli, prego. Eccoci, dicevo, hanno dovuto fare gli uffici, hanno dovuto fare anche redigere una sorta di computo metrico, che elencasse, quantificasse le lavorazioni, quantificasse proprio a livello di importo le lavorazioni che non erano ancora complete o realizzate delle opere di urbanizzazione. Vi dico che siamo per opere non completate per circa 300.000 euro. E quindi successivamente mi consta che abbiano chiesto l'escussione della fideiussione, che adesso abbiano, credo proprio in questi giorni, mandato all'avvocatura, perché non hanno ricevuto risposta dalla Unipol, perché la compagnia, grazie a Dio, non rumena o di chissà quale paese,
ha dato la fiducia bancaria appunto alla Unipol. E il discorso anche della connessione a internet, per quella lì io ho avuto diversi dialoghi con Open Fiber. Intanto Open Fiber ovviamente è un'azienda privata e quindi non ha non è così propensa naturalmente a raggiungere territori più distanti dove può avere meno attenzione dal punto di vista economico, ritorno dal punto di vista economico. Però ho sollecitato perché effettivamente prima o poi dovranno arrivarci, questa era l'intenzione. In realtà ultimamente si è aperto uno spiraglio con TIM, perché TIM ha preso Lecce fra le varie altre città in cui vuole investire particolarmente. Ho chiesto al sindaco di qualche settimana fa, credo si stia adoperando in tal senso, di chiedere un appuntamento perché si possa evidentemente porre all'attenzione anche di TIM, non solo fra l'altro voglio dire Comparto 60, ma altri territori che sono completamente all'oscuro dal punto di vista della connessione. C'è stato anche Infratel che doveva intervenire sulle zone bianche, non so se vi ricordate, c'è questo tipo di intervento a livello governativo, statale, ma il Comparto 60 è una invece di quelle zone grigie, cioè dove l'attenzione è nata ma poi non si è sviluppata, quindi Infratel non poteva entrare neanche lì. Speriamo che questa volta con TIM ce la si possa fare. Questa è lo stato dell'arte. Effettivamente dal punto di vista urbanistico ci sono altre emergenze. Per quanto riguarda le buche, intanto ovviamente come noi consiglieri giustamente facciamo, segnaliamo le situazioni di pericolo, di disagio, e si è intervenuti più volte, ma c'è poco da fare. Quando non si interviene con un intervento radicale, ovviamente quelle parti state riempite anche di asfalto a caldo, poi piano piano con le piogge vengono staccate. Quindi altra attenzione è quella che serve a verde fra virgolette, perché sono aiuole o spazi anche più ampi abbandonati sostanzialmente, non sono a verde. Più volte anche lì si è intervenuti, ma come la stagione cambia, ovviamente riparte, ed è proprio in questi giorni che ho chiesto di intervenire nuovamente, perché, ripeto, sono situazioni, oltre a sviluppare in realtà anche un progetto che vorrei proporre all'ufficio ambiente su questo discorso. Quindi, dal punto di vista delle buche, un'altra possibilità che chiedo agli uffici urbanistici, anche all'ingegnere Guido, farsi portavoce presso i lavori pubblici. Io l'ho già fatto, però fra di loro naturalmente possono interfacciarsi in questo senso. Ci sono i nuovi progetti per relativi ai nuovi 5 milioni di euro che sono stati assegnati a Lecce per reti fognarie, riqualificazione delle periferie e nuovo asfalto per le aree, per le strade dissestate. Si sta ponendo attenzione per le marine, però credo che anche i comparti e le lottizzazioni, e in particolare il comparto 60, perché ne stiamo parlando. Nota per favore il microfono. Chiedo e ho chiesto per la verità che sia inserito, perché finché non verrà fatto un intervento appunto radicale, noi faremo sempre interventi a spot che poi puntualmente vengono perdono la loro efficacia. Questo è il discorso. Per il resto, ripeto, marciapiedi che non sono ben messi perché non sono totalmente completati, anche quello sono stati inseriti nel computo metrico
relativo alla richiesta di escussione delle fideiussioni, e quindi speriamo che anche l'avvocatura riesca a tirare fuori il dovuto da parte della compagnia assicuratrice. Grazie. Presidente, buongiorno, Marco Giannotto. Sì, già segnato. Allora, grazie. Come vedete abbiamo voluto coniugare l'intervento che finora ha adottato a livello personale come amministratore, come residente, il consigliere Occhineri, però oggi noi parliamo di questo non tanto a titolo, diciamo, ma mettiamo tutta la commissione nelle condizioni di sapere quello che è il disagio, quello che si è fatto e quello che manca e quali sono i chiarimenti che noi ci aspettiamo. Io darei subito e vi comunico che l'assessore mi ha mandato un messaggio, è ancora in giunta, farà di tutto per esserci, se no poi ci riaggiorniamo, non è un problema. Allora io darei la parola all'ingegnere Guido per dare delle prime risposte. Allora, faccio un po' di storia, anche se il consigliere Occhineri ha già fatto la storia abbastanza bene, in maniera anche abbastanza precisa. Posso provare solamente a dare qualche informazione in più. Questa qui è una convenzione del 2006, con tra i lottizzanti, è stata approvata nel 2006, quindi con scadenza nel 2016. In realtà poi col decreto legislativo 69 del 2013 è stata prorogata di 3 anni, per cui alla fine la scadenza effettiva è stata nel dicembre 2019. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, cioè purtroppo noi in tutte queste convenzioni ci portiamo dei peccati originali tipici di ogni convenzione, è uguale per tutti. E sono soprattutto due. Uno, le opere di urbanizzazione non vi sono dei tempi certi per le opere di urbanizzazione, cioè devono essere semplicemente realizzate all'interno del periodo di validità della convenzione. Quindi devono essere realizzate nei 10 anni. Prima del rilascio del permesso di costruire, bisogna, lo dice la convenzione, bisogna esclusivamente accertare che siano cominciate le opere di urbanizzazione, quindi cominciarle è facile, cioè basta fare comunque, insomma, l'80% sono fatte in quasi tutti i comparti, però non ci sono delle percentuali e dei tempi di realizzazione rispetto ai permessi di costruire per le abitazioni. Per questo motivo, purtroppo, finché non si cambiano, finché non faremo delle nuove convenzioni, questo peccato originale continueremo a portarcelo. Quindi alla scadenza della convenzione mancavano tutta quanta una serie di opere, cioè per lo più opere di finitura, che però sono importanti per la vivibilità delle opere. Cioè in questo comparto manca il tappetino di asfalto, per cui naturalmente le strade si rovinano ed escono le buche, la segnaletica orizzontale e verticale non è stata eseguita, mancano le rampe di accesso dei marciapiedi, mancano il verde attrezzato in parte e delle opere di arredo urbano. Allora, alla scadenza della convenzione che cosa abbiamo fatto? Cioè bisogna, un altro peccato originale che ci portiamo dietro, sempre relativo alle convenzioni, è quello dell'escussione delle polizze fideiussorie. Cioè non sono a prima escussione, ma sono delle escussioni normali, per cui noi dobbiamo comunicare alle compagnie assicurative l'importo di cui abbiamo bisogno per finire le opere di urbanizzazione, dopodiché lo verificano e ci danno i soldi per completarle. E nelle nuove, infatti, convenzioni le stiamo mettendo a prima escussione, cioè nel senso che prima, nel momento in cui si comunicano, ci danno prima i soldi e poi vediamo se è dovuto oppure no. E quindi nel dicembre del 2019, dicevo, è scaduta la convenzione, di concerto con i lavori pubblici sono stati fatti diversi sopralluoghi per verificare le opere di urbanizzazione non ancora eseguite, sono stati fatti i computometrici e si è arrivati ad un importo più o meno di 300.000 euro, 294.000 euro per l'esattezza. E una volta fatto questo computometrico, l'abbiamo inviato nel marzo 2021 alle agenzie di assicurazione per l'escussione delle polizze, e nonostante i continui solleciti non ci hanno risposto, per cui abbiamo passato tutto quanto all'avvocatura questa settimana o la scorsa, non ricordo, per poter andare avanti per riscuotere le somme che ci sono dovute e quindi completare le opere di urbanizzazione.
per quanto riguarda Via dei Condò è al di fuori del comparto, per cui gli allagamenti e buche non possono essere risolti all'interno della convenzione, è un qualcosa che riguarda i lavori pubblici. Certamente mi farò parte attiva nei confronti dell'ingegner Puce per comunicargli, ma credo che conosca già il... Io penso che a questo punto qualcuno mi boicotta, visto che succede ogni volta, perché devo pensarlo, perché ogni volta, almeno due o tre volte, mi succede. Io non tocco nulla, è un sistema che io non tollero più di gestione della commissione. Prego, ingegnere, prego. Sì, sì, no, stavo finendo su Via dei Condò, stavo dicendo, non è al di fuori della convenzione. Quindi è una cosa che riguarda i lavori pubblici, quindi per quanto riguarda sia gli allagamenti, sia le buche, la nuova asfaltatura, quella va fatta con altri fondi, potrebbero essere quelli indicati da Occhi Neri. Chiederò anche io, mi farò parte attiva nei confronti dell'ingegner Puce, ma immagino che conosca già il problema. Ne parliamo magari anche con l'ingegnere De Mattei, presidente della Commissione Lavori Pubblici, in modo che sottolinea anche lui queste problematiche, perché come vi avevo detto ci sono delle competenze urbanistiche, ma soprattutto vedo che c'è anche un problema legato ai trasporti, lo dico al collega Mola, e c'è un problema legato anche alla trascuratezza da parte, diciamo, della manutenzione di quel territorio. È chiaro che i cittadini si sentano un po' emarginati, no? Perché si trovano in questa situazione. Io una domanda che voglio fare all'ingegnere. Rispetto a ciò che, diciamo, già si è mosso, ce l'ha illustrato il vicepresidente, che tempi abbiamo? Che cosa noi possiamo dire ai cittadini per rasserenarli e per dirgli che comunque ci stiamo muovendo? Perché dire si farà, si farà, si farà, io credo che ogni tanto qualche certezza dobbiamo pur darla. Cosa mi può dire lei, ingegnere? E purtroppo posso dire poco, se non che i tempi non sono cortissimi, cioè nel senso che cioè in teoria le opere di urbanizzazione sappiamo quali sono quei 300.000 euro, palesemente non sono state fatte, per cui il giorno dopo le compagnie assicuratrici ci dovrebbero dare quei soldi. Nella realtà questo non succede e purtroppo non c'è nulla all'interno della convenzione che ci consente. Ma queste convenzioni che sono obsolete nei contenuti e soprattutto nell'obiettività, dico, ma possiamo cambiarle? Come possiamo farle? Sì, perché poi ci siamo trovati in questa situazione anche per i limiti che la convenzione, no, più che una volontà politica, sì. Qua ci sono dei limiti che sono veramente assurdi. E beh, la convenzione è un atto che è stato fatto nel 2006 e continua a valere, no, naturalmente. È chiaro che non si può cambiare unilateralmente 10 anni dopo, no? Quindi nelle nuove convenzioni senz'altro abbiamo messo delle regole diverse. Perfetto. Sia per quanto riguarda le compagnie assicurative, questo è importante. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione, cioè stiamo mettendo che non si può dare l'agibilità se le opere di urbanizzazione non sono finite. Cioè che mi sembra il minimo, però purtroppo in tutti i comparti, e sono tanti, ci troviamo nella stessa situazione, perché le convenzioni erano sempre di quel tipo, cioè risalgono sempre agli anni 2000-2005, quindi... Un'altra domanda, l'avvocatura si è già mossa, abbiamo dei risultati, abbiamo delle risposte? No, ne abbiamo solamente parlato, ma gliel'abbiamo dato solo da qualche giorno, per cui si muoveranno adesso, sono a conoscenza del problema, ma non credo che abbiano fatto niente. Magari possiamo anche su questo tema convocare l'avvocatura e stimolarla anche noi. È vero che da poco tempo si è posto il tema all'avvocatura, ma vediamo insomma di stringere un poco rispetto alle risoluzioni. E volevo chiedere a
intanto se ci sono interventi, e poi volevo chiedere anche al vicepresidente se voleva ulteriori chiarimenti, praticamente risposte non per, voglio dire, assenza di volontà da parte del, vi riconosco, dell'ingegnere Lido, no ma ci mancherebbe, non possiamo colpevolizzare il dirigente, perché comunque è un fatto oggettivo che ci siamo trovati, visto gli anni che sono passati, e che noi quello che possiamo fare più che altro è sollecitare per trovare anche una soluzione rispetto, voglio dire, a questa convenzione. Io non credo, però, la mano. Ma scusi, senatrice, non prego, prego, c'è nessun problema. Chi abbiamo chiesto? Chi è che ha detto, avevo chiesto? Anche io e Lidia, ma posso parlare dopo, ma anche Lidia. Ah, Gabriele, siccome è andato via schermo tutto, per questo non mi sto concentrando. Allora la senatrice, poi... Ma tanto devo... Va bene. Io volevo soltanto confermare tutto quello che ha detto Occhi Neri, perché conosco diversi residenti in quel comparto e abbiamo anche votato, ricordo all'unanimità, la mozione che presentò Occhi Neri in Consiglio Comunale, e abbiamo anche compreso le ragioni che l'ingegnere Guido ci ha detto chiaramente. Volevo soltanto chiedere se per caso nel 2016, quando fu prorogata la convenzione, si poteva eventualmente modificare qualche aspetto della convenzione che aveva mostrato come questo aspetto appunto dell'escussione delle criticità. In secondo luogo vorrei segnalare che le situazioni di abbandono, di degrado per alcuni aspetti, io l'ho segnalato più volte, per esempio anche per la zona vicinissima al comparto 60, la zona di Torre Mozza, dove gli allagamenti sono non soltanto di qualche pozzanghera, ma di vero e proprio fiumare. Per cui ho parlato, gli uffici mi dissero che era un problema dell'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese mi ha messo per iscritto che non è un problema suo, ma un problema del comune. Ho mandato quella nota ai lavori pubblici già da qualche tempo, non ho avuto alcuna risposta. Le volevo chiedere, Presidente, se alla luce di queste situazioni non è il caso che lei, che sta approfondendo tanti aspetti interessanti sotto il profilo urbanistico della nostra città, non voglia andare a guardare qual è la situazione di tutti quanti i comparti che sono rimasti compiuti. Anche perché ricorderà che l'assessore nei giorni scorsi ha detto che impegno dell'assessorato è proprio il completamento dei comparti, e quindi vorremmo avere anche nella prospettiva dell'approvazione del PUG una idea precisa della situazione complessiva della città. Grazie. Grazie, le dico che era già mia intenzione, ma anche ne abbiamo parlato con l'assessore, che si dispiace non essere presente perché vuole essere anche lei partecipe quando parleremo di tutti i comparti non completati. Allora, darei la parola per l'ultimo intervento al consigliere Molendini. C'era Lidia prima di me, non so se ancora deve intervenire. Lidia, scusami. Allora, no, io volevo semplicemente dire innanzitutto che mi complimento con lei, perché le sue commissioni sono sempre interessantissime, per questo io ci partecipo. Grazie. Sempre con delega o senza delega. Volevo semplicemente dire questo, che poi mi ha anticipata, ecco, la senatrice Poli. Interessantissime le prossime commissioni che noi faremo sui comparti, perché in altri comparti ci sono le stesse situazioni o più o meno similari che il consigliere vicepresidente Occhi Neri ha descritto, e la solleciterei in particolar modo per il comparto 1, che proprio non è decollato e che quindi lei sicuramente vorrà inserire nelle analisi che da qui a breve, insomma, vorrà avviare con le nostre commissioni. Grazie. Allora io darei la parola al consigliere Molendini per l'ultimo intervento, che abbiamo avuto per alcune risposte da parte dell'ingegnere, se no poi su questo tema ci aggiorniamo.
Prego, collega Morendini. Grazie. Volevo ritornare un attimo su un punto che è stato già in qualche modo oggetto dell'intervento dell'ingegnere Guido e in parte credo anche del collega Giovanni Occhineri, che è un tema secondo me che va approfondito e se ci sarà un prosieguo con l'ufficio legale sarà il tema, un tema che va comunque valutato bene, il tema delle fideiussioni. Ho sentito dire dall'ingegnere Guido, sentivo parlare appunto della tipologia di garanzie. Allora, è molto importante approfondire questo, perché io ricordo che ne parlai già in una precedente, forse una precedente consiliatura, in un'altra commissione, perché bisogna avere riguardo al fatto che è importante che le fideiussioni siano a prima richiesta. Le fideiussioni a prima richiesta prescindono dal rapporto sottostante, per cui non possono essere opposte eccezioni da parte da chi ha prestato la garanzia fideiussoria o polizza assicurativa inerenti al rapporto sottostante. Quindi c'è un rapporto un rapporto autonomo di garanzia su cui si basano, per cui io non sono soggetto, io beneficiario, io ente pubblico che ho ricevuto la fideiussione della banca o la polizza assicurativa di Unipol o di chi per esso, non sono soggetto alle eventuali eccezioni che attengono al rapporto principale sottostante. E questo è importantissimo, è determinante ed è una cosa su cui mi piacerebbe comprendere bene come operiamo. Poi ci sono le fideiussioni, c'è uno degli schemi tipo predisposti dal MISE. Io credo che noi operiamo sugli schemi tipo predisposti dal MISE, però è opportuno accertarlo. Tre, le fideiussioni, che siano fideiussioni bancarie o polizze assicurative, fideiussioni assicurative, sono rilasciate da compagnie italiane o non italiane, ma sono tutte, devono essere tutte presenti negli elenchi predisposti dagli enti, a seconda che siano assicurative o bancarie, che prevedono che possano rilasciare garanzie, che siano abilitate a rilasciare garanzie. Io mi chiedo, e credo che sia opportuno verificare, se questa verifica nel momento in cui accettiamo le garanzie viene fatta. Cioè, chi rilascia la fideiussione che noi accettiamo è un ente abilitato a rilasciarla? Perché se poi ci troviamo col cerino in mano, io una volta ricordo che nella precedente consigliatura feci l'esempio che a tutti gli sportivi forse è noto perché è stato agli onori della cronaca, che nel mondo del calcio si usavano delle fideiussioni rilasciate da compagnie farlocche site in paesi Romania o altro. Cioè, però alcune possono essere rilasciate, perché poi la Romania si possono rilasciare, però bisogna fare attenzione che siano iscritte nell'albi, negli elenchi, degli enti abilitati a rilasciare le garanzie. Io mi chiedo, ed è opportuno verificarlo, se ciò viene fatto, perché altrimenti ci possiamo trovare quelli che in mano poi possono diventare dei pezzi di carta, che i testi siano conformi, che venga messo appunto la clausola prima richiesta senza ulteriori limitazioni da parte del garante. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno verificate e soprattutto un'altra cosa che avevo chiesto e che sarà opportuno verificare, se esiste una sorta di auditing interno sulle garanzie, perché altrimenti, mi spiego meglio, scusate, all'interno degli enti finanziari, io lo dico perché voglio dire è un tema del mio lavoro, negli enti finanziari, cioè quando si rilasciano o si prendono le garanzie, c'è chi controlla che le garanzie che c'è in mano a un certo punto non ti scadano e tu stia contando su delle garanzie e magari non c'è in mano una garanzia che poi nel frattempo scade. C'è una sorta di auditing interno che verifica tutte queste cose? È opportuno che ciò sia accertato. Ecco, magari può essere un tema quando ci faremo la presentazione. E io accolgo anche la sua sollecitazione, Gabriele. Io vorrei riconvocare la commissione, perché non abbiamo neanche il tempo di dare, anche se sono stati posti dei temi
specifici credo che ci possa rispondere l'avvocatura. Io convocherò il 3 giovedì prossimo in continuità la commissione, inviteremo anche l'avvocatura e in quell'occasione, perché è giusto che ogni commissario per la sua attività lavorativa, per le sue competenze, possa, così come ha fatto Molendini, porre puntualmente, diciamo, delle domande. Quindi posso, Presidente, al volo? Due note. Una è sulla polizza fideiussoria. Nella convenzione c'è scritto, in questa in particolare, che si dà atto che nei contratti di fideiussione è stata inserita la specifica clausola. Posso? Sì. Che è stata inserita nei contratti di fideiussione, si è inserita la specifica clausola che impegna gli istituti fideiussori a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del comune, con l'esclusione del beneficio di quel secondo, eccetera. Quindi credo che saremmo coperti in questo caso. E poi un'ultima nota che farei all'ingegnere Guido, se possibile. Però non so se ingegnere... tanto, allora, sì, se eccola, eccola. Fare altre domande. No, ma non è una domanda. No, la prossima noi ci rivediamo sullo stesso argomento, il 3, poi faremo un calendario rispetto a quello che ci ha chiesto, che era già... Sì, suggerirei a questo punto... ...che è la consigliera Fagiano, partendo proprio dal comparto... dal comparto 1. Quindi ci riaggiorniamo e io ringrazio tutti per il contributo prezioso che è stato dato alla commissione. Quindi se volete, le nostre commissioni siano commissioni, diciamo, costruttive, che istruiscono anche, diciamo, l'iter di tutto il lavoro che è stato eseguito, perché la politica è fatta anche di queste cose, no? Essere costruttivi, proporre e dare anche delle risposte sia ai cittadini che ci pongono i problemi, sia a tutti noi che, voglio dire, per certificare il ruolo di amministratore. Quindi ringrazio tutti, siamo alle ore 13:45, grazie ancora. Grazie all'ingegnere Guido e buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buongiorno.